Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ci affidiamo al Signore con le parole del Salmo 56, il primo delle lodi mattutine del giovedì di questa prima settimana. Pietà di me, oh Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi, dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni, che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Saldo è il mio cuore, o Dio. Questi sentimenti di fiducia nel Signore ci accompagnino in tutta questa giornata. Oggi, 2 aprile, la Chiesa festeggia San Francesco da Paola. Di solito non ci soffermiamo sulle memorie dei santi, perché soprattutto il tempo quaresimale richiede che ci sia una lettura continua della parola di Dio e un'attenzione particolare a quello che è il tempo liturgico, nella quale si intrecciano preghiera, digiuno e penitenza, carità, abbia la preminenza. Però oggi facciamo un'eccezione perché San Francesco da Paola, un santo eremita nato in questa cittadina della Calabria, vicino a Cosenza, dove c'è il santuario Paola, è morto in Francia il 2 aprile 1507, è un santo particolarmente venerato nella nostra diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano. È il patrono infatti di Stornarella e di Carapelle, è venerato anche a Ortanova e qui in una chiesa, quella del Purgatorio, a Cerignola. La sua presenza la presenza del suo culto nella nostra diocesi è dovuta al fatto che San Francesco da Paolo è stato il patrono del Regno di Napoli ed essendo i cinque reali siti Ortanova, Stornara, Stornarella, Carapelle e Ordona di proprietà dopo il periodo gesuitico proprio della corona del Regno delle Due Sicilie, ha assunto come patrono lo stesso patrono della Casa dei Borboni. Al di là di questo legame storico di queste nostre due cittadine con il santo di Paola, è bello sottolineare la santità fatta di tanta carità di San Francesco. Egli si chiamava Francesco perché i suoi genitori avanti negli anni desideravano tanto un bambino e si affidarono all'intercessione di San Francesco d'Assisi. In qualche modo nella sua vita il santo calabrese emulerà la vita di Francesco d'Assisi, sarà ad esempio un santo amante della
contemplazione dell'eremitaggio, come San Francesco d'Assisi troverà rifugio in luoghi aspri, il santo di Assisi a Laverna ed egli in mezzo alle foreste della Calabria. E mentre il poverello d'Assisi chiamerà i suoi frati i minori, il santo di Paola li chiamerà minimi, cioè li considererà ancora più in basso per somigliare a Cristo, mite e umile di cuore. Della vita di Francesco di Paola, ricca di tanti episodi, mi piace sottolineare un aspetto della sua iconografia e un episodio che riguarda proprio il suo rapporto con il re di Napoli. Nella sua iconografia viene raffigurato sempre con uno scudo con su scritta la parola Caritas, carità. Secondo una leggenda, fu l'arcangelo Michele che gli presentò uno scudo dicendo: questo sarà il segno del tuo ordine, Caritas, un segno che ispira tutto il suo agire, di un ordine, quello dei minimi, caratterizzato da austerità. Pensate che nella regola San Francesco da Paola indicò che i cibi che si dovevano mangiare durante tutto l'anno erano quelli della Quaresima, non mangiare mai carne, ad esempio. La carità caratterizza la sua vita e fa di lui un uomo di Dio molto vicino ai poveri, agli operai che incontrava nella costruzione dei suoi conventi e ai tanti poveri che ha incontrato sulle strade della Calabria, del Salernitano, di Napoli fino a Roma e poi in Francia. La sua santità e la sua fama fecero sì che i re lo volessero accanto a sé per chiedere consiglio e per chiedere la protezione del Signore. E c'è un episodio molto significativo quando uno dei re Ferdinando a Napoli, accogliendolo mentre San Francesco di Paola stava andando verso la Francia, gli offrì un piatto di monete d'oro per costruire un convento lì nella città partenopea. Ebbene, una storia testimoniata, ecco, dai frati stessi che erano con lui, racconta che egli prese una di queste monete, la spezzò e ne uscì sangue e disse, ecco, di non poter accettare quei soldi che dentro di sé portavano il sangue di tanta povera gente che veniva sfruttata dal re e dai suoi feudatari. Un segno questo che ci dice quindi la sua prossimità ai poveri e richiama ancora in questo giorno di fine Quaresima, mentre siamo ancora preoccupati per il coronavirus, ma allo stesso tempo fiduciosi nel Signore, ci richiama alla carità. Si può fare la carità in tanti modi, facendola pesare alle persone a cui la si dà, guardandole dall'alto in basso, e invece la parola di Dio ci indica un'altra strada, quella di chi non fa preferenze. Voglio leggervi questo bellissimo brano, molto provocatorio in verità, della lettera di Giacomo. Al capitolo 2 dice: fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. E quali sono questi favoritismi? Quelli che guardano agli altri in una dimensione soltanto sociale, guardando e facendo preferenze tra ricchi e poveri. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. San Giacomo sembra quasi dare delle pennellate, materializzare davanti ai nostri occhi
il ricco con le sue vesti sontuose, soprattutto con le sue mani piene di anelli, e il povero vestito con degli stracci, come doveva capitare di vederne tanti ai suoi tempi. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? San Giacomo ci invita non solo a non fare preferenze nei confronti dei ricchi, dare a loro il primo posto, e questo tante volte accade nelle nostre realtà ecclesiali, ma ci invita anzi a guardare con un occhio di predilezione i poveri. E in questa linea Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ci richiama al senso di questa preferenza, quella che la Chiesa chiama l'opzione preferenziale per i poveri, cioè la scelta di preferire i poveri. Papa Francesco scrive delle parole che vanno al di là di un rapporto che può essere quello caritativo. Si spinge dove forse mai il Magistero della Chiesa si è spinto, a considerare cioè i poveri delle persone da guardare e considerare nella loro bellezza. Ascoltiamo che cosa ci dice. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Sono utili, ma il Papa ci dice di andare oltre. Quello che lo Spirito Santo mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stesso. E qua cita niente meno che la Summa teologica di San Tommaso d'Aquino. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione per la sua persona, e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L'amore autentico è sempre contemplativo. Ci permette di servire l'altro non per necessità o vanità, ma perché è bello al di là delle apparenze. E cita ancora San Tommaso nella Summa: dall'amore per cui a uno è gradito l'altra persona dipende il fatto che ne dia qualcosa gratuitamente. Dicevo, mai forse il Magistero sulla povertà ha detto cose così profonde e così vere, soprattutto così conformi al Vangelo. Guardare al povero e apprezzarne la bontà propria, la sua cultura, il suo modo di vivere la fede. Perché la gratuità nasce dall'apprezzare e dal voler bene. La gratuità, cioè, è misurata dal bene che noi riusciamo a vedere nell'altro, non semplicemente da quello che crediamo di avere nel nostro cuore. E allora in questi giorni, nei quali siamo chiamati a vivere la solidarietà nei confronti del prossimo, lasciamoci animare da questi sentimenti, il sentimento di chi non fa preferenze e il sentimento di chi si arresta nel momento in cui fa una donazione, nel momento in cui versa una somma su un conto corrente o dà proprio materialmente un pacco nelle mani degli altri, e chiediamoci: ma io questa persona la apprezzo, la stimo, riesco a vedere il bene che è in lei? Se non riusciamo ancora a farlo, chiediamo la grazia al Signore.
crescere in questa stima e in questo amore autentico e contemplativo. E allora forse ci sarà più facile, come è stato facile a santi quali Francesco da Paolo, saper condividere. Che il Signore aumenti in noi un amore autentico verso i più poveri. Ci affidiamo alla Madonna di Ripalta, a lei in modo particolare, come sempre, affidiamo gli ammalati di coronavirus, il nostro Don Saverio, che è ancora in ospedale, e speriamo sempre bene per lui. Quest'oggi vogliamo mettere sotto lo sguardo di Maria anche tutte le persone che festeggiano l'onomastico, e in questo momento voglio ricordare Don Franco Di Munno della nostra diocesi, il diacono Franco Marinelli e il diacono Michele Perugino, che festeggia il compleanno. Che la Vergine Santa vegli sul cammino di tutti quanti. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta riva dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Orgona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Vi ricordo che questa sera alle ore 18 celebrerò la Santa Messa nel Santuario del Santissimo Salvatore di Andria, lì dove c'è l'emittente televisiva Teledeon. Celebro questa messa da Teledeon proprio perché voglio raggiungere il maggior numero di persone delle città di Stornarella e di Carapelle per unirmi con loro in preghiera nella festa del Santo Patrono Francesco da Paola. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.